Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: è da poco terminato Ballando con le stelle ma già si pensa alla prossima edizione. Il programma condotto da Milly Carlucci è uno dei talent di punta di casa Rai, motivo per cui in tanti desiderano mettersi in gioco. E mentre manca ancora molto tempo alla prossima edizione, qualcuno si è già candidato come possibile concorrente. Sono tanti i volti dello spettacolo, appassionati di ballo che desiderano partecipare al talent. Nel corso di questi anni ne abbiamo visti tantissimi, compresa anche Iva Zanicchi lo scorso anno. La cantante, alla soglia degli 80 anni, ha dimostrato di avere ancora tanta grinta e tanta voglia di fare spettacolo. Infatti, la sua presenza è stata davvero approvata. In una recente ospitata da Barara D'Urso, a candidarsi inaspettatamente per Ballando è stato un volto storico Mediaset. Di chi stiamo parlando? Ballando con le stelle, un volto noto di Mediaset si candida. Nella prossima edizione di Ballando con le stelle, potremmo vedere Gabriella Golia, molto conosciuta sulla rete Mediaset. Si tratta di un'attrice che ha fatto diversi film, ma anche serie TV. In particolar modo però viene ricordata per i suoi annunci iconici in televisione. La Golia, da anni è lontana dal piccolo schermo anche se diverse volte ha ricevuto proposte lavorative. Nessun reality, Gabriella non vorrebbe partecipare al GF VIP o all'Isola dei Famosi, mentre le piacerebbe scendere in pista Ballando con le stelle. In una recente intervista, l'attrice ha rivelato il suo desiderio di voler mettersi in gioco nel programma della Carlucci e al momento non è esclusa la sua possibile partecipazione. Gabriella Golia pronta a scendere in pista. L'annunciatrice di Italia 1 non ha nascosto il suo desiderio di mettersi in gioco nel programma della Carlucci. Gabriella ha raccontato a Il Corriere della Sera di aver seguito qualche corso di ballo e di avere una certa passione per la musica. Assente da anni sul piccolo schermo, le piacerebbe tanto ritornare ma in veste diverse da annunciatrice. Ama la recitazione e ad oggi ha capito che forse durante la sua carriera ha sbagliato a non dedicarsi ad altro. Per quanto riguarda il rapporto con le college, invece, Gabriella ha ammesso di essere rimasta in ottimi rapporti con Patrizia Rossetti e Fiorella Pierobon. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.